proposito, il direttore del museo dice spesso non riusciamo a essere competitivi con i primi tre grandi musei d'Europa, questo è il quarto più grande d'Europa. Quando l'Italia farà un investimento, avrà la forza di poter mettere provviste di denaro per poter essere competitiva ai massimi livelli? Sa, io amo la concretezza e la politica dei piccoli passi. Questo è un museo che ha visto, come gli altri grandi centri italiani, anche più piccoli, una decurtazione dei fondi a causa di alcuni tagli che sono stati dati nelle ultime stabilità. Il primo impegno è ripartire da dove siamo, dove ci trovavamo, quindi ripristinare i fondi che per parte MIUR sono di circa 3 milioni all'anno, e da lì si può costruire, ma lo stiamo facendo, basta che vi guardiate intorno, i laboratori aperti agli studenti, agli insegnanti, che ogni anno danno a circa 5.000 ragazzi la possibilità di venire qui, di sperimentare dal cibo alla tecnologia, alla microrobotica. Devo dire, mi sembra che sia già un cammino avviato. Si tratta ora di mettere benzina in questo motore che si era un pochino ingrippato.